istruttrice fa la scelta dell'equipaggio, lo fa anche in base allo stile di guida di quell'equipaggio. Perché ti faccio un esempio: le nuove leve, le nuove generazioni che crescono, che nascono, frenano tutti col sinistro. Perciò frenare col sinistro rispetto al destro vuol dire usare di più i freni, usare più le gomme, usare più benzina, e avere un assetto differente. In che senso? Perché adesso chi frena col sinistro, io freno col destro, sono vecchia scuola, anche quando ho corso in Formula 1 frenavo col sinistro, con GP2 col sinistro, ma appena sono passato col GT avevo il cambio sequenziale, dovevi fare il punt-attacco, perciò freno col destro. E mi è rimasta questa cosa anche se poi i regolamenti adesso hai il cambio al volante. Però freno col destro e c'è una grande differenza di assetto, cioè se tu freni col sinistro rispetto al destro devi avere una macchina che ha più grip sull'anteriore se freni col destro e meno se freni col sinistro, perciò uno dei due è nettamente svantaggiato. Per farti un esempio, nel 2010 quando ho corso con Jaime Melo, che lui anche era una vecchia scuola, però frenava col sinistro col cambio sequenziale, anch'io, per non essere svantaggiato, ho dovuto cambiare il mio stile di guida e tornare a frenare col sinistro. Proprio solo per quell'anno là, perché altrimenti io ero troppo svantaggiato oppure lui era troppo svantaggiato. Però normalmente la scelta del setup si fa in base allo stile di guida dei piloti e normalmente le case automobilistiche, dopo i test, dopo aver visto i piloti, mettono un gruppo di piloti che più o meno hanno la stessa stile di guida. Ah, ecco. Una domanda, perché chi frena col destro deve avere una macchina più carica in avanti? Questa cosa cioè, Ok. no, non immaginavo che frenare destro e sinistro comportava un assetto diverso, un caricare i freni diverso. Praticamente faccio un esempio facile facile. Praticamente quando tu freni, tutto il trasferimento di carico va sull'anteriore e mi permette, non avendo l'ala come un formula, mi permette di affrontare la curva. E io do più o meno carico sull'anteriore, sull'asse anteriore, in base a quanta pressione faccio col freno e quando rilascio il freno. Chi frena col sinistro, frena, fa una frenata sicuramente migliore della mia, perché è con tutto il piede poggiato sul freno. Però poi dopo, quando sta venendo via dal freno, lui va già sull'acceleratore. Perciò lui non ha bisogno di avere un anteriore puntato per farlo girare, perché già l'ha fatta girare nella prima fase di frenata e poi va sull'acceleratore. Invece io in questo transitorio tra freno e acceleratore ho dei tempi La morti, scarichi, la scarico e non posso scaricarla, non voglio e non posso scaricarla come uno che frena col sinistro perché a me mi serve l'anteriore ancora per girare, perché se non gira non vado mai sull'acceleratore. Ok.